Ed ecco a voi Di Maio, 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 Di Maio. Luigi Di Maio, vice presidente della Camera. Signor Di Maio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Vicepresidente della Camera Di Maio, quindi lei pensa che Fraccaro abbia ragione a dare dei ladri ai deputati della Camera, ma essendo vicepresidente della Camera non lo può dire. No, non è questo, semplicemente che dipende da dove stai seduto, è chiaro. Ha sbagliato Fraccaro? No, non credo che quindi in è giusto momento dire ladri? No, non è giusto dirlo in aula, però... In ogni caso, fuori, ognuno dice quello che pensa e poi viene sanzionato se dice una cosa sbagliata, quindi è chiarissimo. Sai che mi sta un po'... Sì, mi sembra meno il camperlaia, eh? No, non meno il camperlaia, però voi in ogni caso bisogna considerare che se la presidente Marina Sereni ha bloccato Fraccaro è perché ha applicato il regolamento. Ma aveva ragione Fraccaro a dire che gli altri deputati erano dei ladri. Che si tengono il malloppo aveva ragione. Ma che sono dei ladri. Che si tengono il malloppo. Vabbè, poi, se no, si tengono il malloppo sono dei quella ladri. Quella non è una, è una posizione di Fraccaro, giustamente. Lui ha detto una cosa che probabilmente non deve essere. Vabbè, ognuno del 5 Stelle dice una cosa, la devono condividere tutti quanti. Di solito gli altri. Sì, se no viene espulso. Questa è una leggenda. Ah, questa è una leggenda metropolitana. No. Scusa, questa storia dei due senatori di 5 Stelle che hanno proposto l'abolizione del reato di clandestinità, sì. Cioffi e Buccarella. Sì. E poi oggi Grillo e Casaleggio hanno detto no, se ne parla nemmeno, no, hanno non detto era nel programma. Bisogna prendere le decisioni in maniera condivisa. Stasera abbiamo un'assemblea per prendere una decisione politica, ma su tutta la questione. Se già, tutto oggi sono... già deciso. No, stasera facciamo un'assemblea. Hanno detto no Grillo e Casaleggio, signor Di Maio? No, non hanno detto no, hanno detto che le decisioni si prendono in maniera condivisa. No, c'è scritto sul web, mandiamo i nostri ascoltatori su... che non è nel programma. Certo, che quindi come messo... tutte le decisioni che prendiamo fuori dal programma si devono prendere insieme. Quindi però voterete col centro destra perché anche il centrodestra e la Lega sono contrari. Ma chi ha detto che votiamo contro questa cosa? Ah no, votate a favore. Però, ieri sì. Sera è stato già votato a favore su questa cosa, il problema in è, aula. E secondo sì, me ma no, quei due senatori di 5 Stelle perché hanno proposto l'abolizione del reato di clandestinità se bisognava scegliere? Perché hanno avuto un'occasione che era la legge delega sulla messa alla prova, cioè è stata un'occasione la legge sulla legge delega sulla messa alla prova che poi noi vedremo tra anni. Ma lo sapevano che non era nel programma di 5 Stelle Cioffi e Buccarella. Loro hanno messo questo provvedimento, semplicemente anche alcuni deputati e senatori che oggi ho sentito hanno detto noi potevamo prenderla insieme questa decisione la prendiamo tutti ma quanti se insieme. Fosse per lei come voterebbe a favore o contro? Io sono per l'abolizione del reato di clandestinità perché va abolito, non serve a niente, quindi d'accordo con Cioffi e Buccarella. Sì, ma il problema sei contro Grillo e Casaleggio. No, non sono contro Grillo e Casaleggio perché se voi allora vi voglio spiegare questa cosa Se tu abolisci solo il reato di clandestinità senza riorganizzare tutto il resto, semplicemente hai aperto ulteriore problema all'interno del nostro sistema, perché hai abolito il reato di clandestinità ma non hai messo una compensazione all'altra cambiare parte. Cambiare la Bossi-Fini, la Giovanardi, quelli lì. Sì, ma queste cose si fanno subito se subito. Si vuole. Vabbè. Io sono molto contento della forza di questo Movimento 5 Stelle, adesso vi sorprenderò. Oh, vedi, sapevo che avrebbe parlato scatenato. Alla fine, sì. Ha votato 5 Stelle? Sì. Ah. Signor Montesano, lei che ha votato per il Movimento 5 Stelle è deluso dal comportamento del Movimento 5 Stelle, da questo fatto che non fanno io mai alcun... uno dei miei voti lo posso dire, l'ho scritto anche sul mio sito, sul mio blog. Sì. Io penso che è una forza nuova, come ma diceva la domanda del simpatico Lauro era lo rifaresti? Sì. Quindi non è deluso il fatto che non si non fanno ma mai. Io penso che loro sono abbastanza coerenti. Sì. Una ventata di novità ci vuole in questo schema. Sì, ma il fatto che dicono sempre no, ma e chi poi. Sì, avete detto no. Zitto, Di Maio. Che mangio sta minestra o mi butto dalla finestra? Sì. Dico no finché non ci sono le condizioni giuste. Sai se sei un grillino vero? Carlo Rienzi, presidente nazionale del Codacons, è vero che volete lui al Codacons per i servizi sociali? A fare i servizi sociali? Sì, è vero, volevo dire però che insomma Berlusconi in galera che ci facciamo? No, ma infatti stiamo chiedendo, ma che gli fate fare al Codacons se lui viene a fare i servizi sociali? Allora guarda, le associazioni dei consumatori sono veramente ridotte male e non hanno fondi, il Ministero dello Sviluppo controlla pure la tracciabilità di un euro di quota. Ho capito, ma lui mica viene al Codacons e vi porta anche i soldi, scusa. No, però siccome lui è un bravo imprenditore e noi siamo un'impresa che produce socialità, crediamo che possa rilanciare questa impresa invece di vendere televisioni può vendere socialità. Che gli fate fare? Cioè, si mette la scrivania? C'è già la stanza? Ma noi abbiamo, certo che abbiamo la stanza, ma abbiamo una serie di progetti in corso di aiuto agli italiani, ai più bisognosi, ai più deboli, eccetera, per i quali
occorre un'organizzazione complessa. Sì, non Carlo, non abbiamo capito niente. Che cosa gli fate fare? Lui arriva un giorno, si presenta, a piacere, sono il cavaliere. Esatto, sono qua per i servizi sociali. Cosa devo fare? Allora, che facciamo, servizio sociale devo fare? Gli facciamo esaminare insieme con i nostri tecnici una serie di progetti. Sì. E gli chiediamo delle idee e delle mettere in pratica questi progetti attraverso contatti. Quindi cioè, non pulire i cessi, come diceva Don Mazzi nella sua comunità. Con raccogliere i pomodori. Ma tu non vuoi il governo attuale, no? Mi sembra di chiaro. Alfetta. Non lo vuoi, no? Il governo Alfetta non lo vuoi. Lo vuoi il governo Alfetta? Per niente. Per niente, ecco. Il governo da soli non lo potete fare, perché vorrei spiegarti che non c'avete i numeri, no? Ecco. Che come governo volete? Bersani, non c'era nessuno. Sì, però Bersani si allea, voi invece non vi alleate. Che governo volete? Ma vogliamo andare alle elezioni con una nuova legge elettorale, possibilmente, che garantisca un nuovo... che interpreti il quadro politico attuale. E quindi? Legge elettorale, cioè tra alla fine, che vogliamo dire? Alla fine 30% voi, 30% PDL, 30% il PD, con chi fate il governo? Ma no, ma attualmente non c'è la possibilità di fare un governo se non il Presidente della Repubblica dice fate il governo voi, e lui ovviamente si interponeva per la mediazione, per cercare di far per dire questo è il governo di riferimento, poi in Parlamento fate le leggi. Però voi non avete neanche mai detto questo è il nostro candidato. Non c'è mai stato chiesto. Vabbè, ma se ve l'avesse chiesto, che avreste detto? Se ce l'avrebbe chiesto, noi in 2 giorni avremmo dato il nome. Sulla rete, quella solita cosa. Sempre il solito strumento, quello che ha prodotto Rodotà. L'indulto e l'amnistia verranno fatti, secondo lei, per salvare lui? Ma io credo una cosa, che se diamo a questo Parlamento l'opportunità di fare un indulto e un'amnistia, come che poi sono la stessa composizione, simile a quando fecero quello del 2006, è molto probabile che ci infilano qualcosa. È probabile, non è sicuro. Clemente Mastella, lei che ha fatto l'indulto nel 2006, c'è? Clemente? Ma io non credo, cioè nel senso che questo è... Ha giù la voce? Questa è una volontà del Parlamento, perché lei sa che ho con i 2/3 del Parlamento per fare l'indulto. Certo. Per cui se il Parlamento circoscrive una serie di reati nei confronti dei quali non c'è amnistia né indulto, questo dipende dal Parlamento. Però la domanda che ti aveva fatto il simpatico Lauro, Clemente, era nel tuo indulto, indulto c'erano i reati fiscali? Sì. Io non so, ma non credo. Ma come non lo sa? L'ha fatto lei, signor Mastella? Sì, ho capito, non è che l'ho fatto io, ho fatto il Parlamento. Ora, che mi ricordo in questo momento qua, se c'erano anche i reati fiscali, francamente non... Io, ma come vedete, sui reati, le spiego anche la ragione psicologica quando mi ricordo. I reati fiscali a me non me ne fotteva nulla. Ah, certo. Avendo io girato nelle carceri italiane, quello che vedevo era il dramma delle carceri, perché anche allora c'era il sovraffollamento. Ma guardi che Di Pietro la insultava tutti i giorni dicendo che lei aveva messo i reati fiscali nell'indulto. Ma ha detto che non gli fregava niente. I reati fiscali toccano poche persone. Sì. E la sostanza era quella in cui c'era questo sovraffollamento. Ma c'era o non c'era? Le carceri, così come oggi. Ecco, ho capito. Allora, scusami, Clemente. Allora vuol dire. Non è che se uno scopre la penicillina, la penicillina la dà a tutti, magari quelli che sono malati. Poi succede che c'è anche un malato eccellente. Uno non dà la medicina a tutti perché c'è un malato eccellente. La stessa cosa qua. Mal di testa. Cioè, questa è la medicina. Sì, ho capito. È una medicina che è necessaria, e dopodiché però bisogna fare delle riforme. Ma quindi c'erano o no i reati fiscali del suo? Non se lo ricordo. Francamente non se lo ricordo. Ecco, però quindi tu hai detto che dei reati fiscali non te ne frega niente. Quindi a questo punto tu hai detto che dei reati fiscali non te ne frega niente. Allora no, vuol dire... non me ne fregavo, perché io guardavo il reato fiscale, faceva quello che era il poveretto che era... Quindi li leviamo i reati fiscali. Aveva rubato una mela, o rubato cose insignificanti. Sì, la solito quello che ruba, non ruba più nessuno le mele, dai. Ma se lo rifacesse adesso, signor Mastella... Ce lo metteresti i reati fiscali? Ma i reati fiscali no, francamente no. Però gli altri reati sì. Quindi cioè, non farebbe un indulto per... l'opinione pubblica di carcere, quello sì. Abbiamo dimostrato una cosa. Che cosa? Prendiamo, vicepresidente della Camera. Prendiamo per buona l'affermazione di Mastella. Che non gliene fotte niente. Del fatto che non sa se ci sono i reati fiscali. Sì. Non sa neanche se c'era nel suo. Nel suo. Un ministro della giustizia, che fu quello che praticamente gestì l'indulto e l'amnistia quella volta... Non sa se c'erano i reati fiscali. Perché? Mastella. Perché? Perché il Parlamento, all'ultimo minuto, quando sta per licenziare le leggi, infila. Come fa? Fischietto? Esatto, un vicepresidente della Camera. Fischia. Ho capito bene. È successo l'ultima volta con la famosa legge Severino, cioè la legge di conversione del decreto legge Severino, hanno infilato dentro una norma che ha dato
la prescrizione a Penati. Penati, ma gliel'hanno infilata all'ultimo momento, no? Gliel'hanno infilata all'ultimo momento. Ma quindi lei non si fida? Io non mi fido per niente. Ma non si fida neanche di Napolitano? No, io credo che in questo momento, se poi in quell'indulto per, o amnistia per svuotare le carceri ci buttano questi reati e magari Napolitano ci dice che per il bene del paese dobbiamo fare quella legge, io non ci sto, voglio proprio evitare sul nascere questa cosa. Ma tu ti fidi di cosa. Napolitano? Io mi ma non tocca a me fidarmi di Napolitano, però credo che lui debba applicare la Costituzione e ogni volta che sta firmando un decreto legge come quelli che stanno emanando non la sta applicando correttamente. Ma non volevate chiedere l'impeachment, volevate chiedere le dimissioni, no? Se avesse dato la grazia a Berlusconi. Se la dà, chiedete se avesse dato la grazia, se la darà. Se darà la grazia a Berlusconi chiederemo l'impeachment. Sicuro. E la darà secondo lei? No, non credo.